notte, sì, io la ricordo naturalmente minuto per minuto, ma non ci si torna molto volentieri. Io ricordo, se chiudo gli occhi, questi queste voragini. Chi ha dato ordine di invasare fino a quota 722? La quota 722-50 rappresentava il massimo invaso possibile, ma la commissione di collaudo ci permise di arrivare soltanto fino a quota 715. Chi ha firmato l'autorizzazione per il terzo invaso? Per il nulla osta dell'invaso fino a quota 715 venne da me richiesto all'ingegnere Sensidoni un parere della commissione. Si sarebbe dovuto portare l'invaso alla soglia dello sfioratore, mantenere questo livello per un certo periodo di tempo onde poter controllare il comportamento dell'impianto. E solo allora si sarebbe potuto giudicare se la diga era in regime elastico e dava le opportune garanzie. L'interesse per la Valle del Vajont inizia immediatamente dai primi anni venti. C'è un primo progetto nel quale si immagina di sbarrare il corso del torrente Vajont in una zona favorevole. Per i cedimenti del bacino del Vajont, prevedibili o già in atto, si tratta probabilmente di un'enorme massa rocciosa scivolata a valle, fino ad assumere l'attuale posizione, che sembra a prima vista dare sufficiente garanzia di stabilità alla massa stessa. Edoardo Semenza arriva a concludere che sul versante sinistro esiste una grande frana preistorica e quindi una grande massa di materiale roccioso totalmente scollata dal substrato. Quel giorno alla Sale mi hanno detto che la situazione non era grave e che mi hanno anche pregato di non creare falsi allarmi. Come le ho già detto, noi siamo sempre partiti dall'idea di avere di fronte un movimento di frana molto contenuto. Quella era una delle ipotesi. La Sale aveva un patrimonio di conoscenze che era di gran lunga superiore a quelle degli stessi ministeri che le dovevano controllare. Faccio infine presente che i risultati delle prove sul modello non furono mai comunicati, nemmeno verbalmente. Tengo a precisare che in numerose e diverse occasioni, anche riguardanti altre opere, la Sale non ha mai mancato di informare il servizio dighe di eventuali problemi tecnici riguardanti impianti di dighe. Io sono sempre stato convinto che il Vajont fosse seguito da Roma. Io mi fidavo della commissione. Queste immagini sono i filmati originali degli studi effettuati sul modello in scala 1 a 200 della Valle del Vajont per valutare gli effetti di una frana del Monte Toc nel lago. La forma del piano di scivolamento, la compattezza del materiale franoso e il tempo di caduta della frana ipotizzati sono sbagliati. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni dell'agente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Molti si sono posti la domanda, ma forse la Tina Merlin ci vedeva. Venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena. In vista delle velocità crescenti dei movimenti di frana, decisi di iniziare l'operazione di rientro nella quota di sicurezza. Diedi l'ordine relativo il 26 settembre. A questo punto Biadene si preoccupa, vengono meno quelle certezze di riuscire a controllare quello che era il movimento della frana. Mi informai delle modalità dello svaso, ma non diedi nessun consiglio, né di accelerarle, né di ritardarle. Lo svaso rapido ha una conseguenza immediata, che è quella di creare un disequilibrio tra l'acqua che c'è all'interno della montagna e l'acqua che c'è nel lago. Confermo che ho preso servizio il 1 dicembre del 1962 e che non mi sono mai recato al bacino del Vajont. Cercai il professor Penta, ma non mi rispose né lui né il suo assistente. Nel frattempo ero riuscito a parlare con il professor Penta della commissione collaudo. Mi esortò a non perdere la calma e mi disse di non fasciarci la testa prima di esserci la rotta. Thank you.
le prime luci dell'alba, i più grandi, io allora avevo 8 anni, hanno cercato di capire cosa era successo. Le voci che ricorrevano era che Longarone fosse stata rasa solo. Il Vaillant ha fatto subito impressione a tutti. Mi si chiese di non occuparmene e di lasciarlo ad altro giudice. La risposta fu una molto semplice. Giudice istruttore nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura, sono io mi faccio il Vaillant. Oggi 31 dicembre del 63, dopo 2 mesi e mezzo dal disastro del 9 ottobre, ecco, ci troviamo di fronte a una barricata. I responsabili di questa immane sciagura chi sono? Naturalmente qualcuno sarà. Il serbatoio era praticamente arrivato a livello di sicurezza a quota 700. Ed è per questo che non ho dato l'allarme alla zona di Longarone. Il controllo del comportamento dell'impianto poteva avvenire attraverso l'esame dei diagrammi che arrivavano regolarmente ogni 15 giorni. Il fatto stesso che si richiedessero rapporti quindicinali, voleva dire che c'era una situazione di pericolo che doveva essere controllata. La responsabilità è sempre del richiedente. Noi diamo solo dei nulla osta. E chi era a capo di questi uffici? Io. Nei modelli successivi fatti dopo la frana, le informazioni chiaramente erano molte di più. La velocità di caduta è stata innalzata, è stata portata molto vicino alla realtà. E alla fine l'onda provocata da questi nuovi modelli si è rivelata molto vicina a quella che è stata l'onda reale, insomma, che è stata di quasi di 180-200 metri rispetto alla quota della diga. Successivamente si cominciò a condividere anche proprio l'idea che c'erano delle responsabilità, c'erano stati degli errori. I fatti si sono dimostrati diversi. Questo aprì una polemica per cui di Vaillant fu preferito non parlare più. Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, il Tribunale Penale dell'Aquila ha pronunziato la seguente sentenza. Visti gli articoli 483, 488 codice di procedura penale. Io ricordo ancora la gente che alla radio ascoltava la notizia e veramente incredula. Ricostruire Longarone non voleva dire ricostruire le case. Voleva dire ricostruire e riformare una comunità. Noi avevamo perso ormai tutto. La reazione di ogni singolo superstite è stata diversa. Il dolore è stato presente in tutti. Mi sono posto molte volte la domanda, senza trovare una risposta nei fatti, se la lezione del Vaillant sia servita a qualcosa o no. E la risposta è negativa. Non abbiamo tratto una lezione di organizzazione dello Stato. Pensare che Longarone potesse dopo qualche decennio diventare la Longarone di oggi era difficile da immaginare. E riportare a Longarone la prima giostra, divertimento, eravate, non è stato facile. Perché c'era chi diceva che Longarone doveva restare un eterno cimitero. Si doveva solo piangere. L'Italia degli anni 60 non era migliore, perché era un'Italia illusa e successivamente delusa, politicamente equivoca, molto equivoca, in parte defascistizzata, ma sostanzialmente fascista. Certo è l'Italia che ha aperto le porte al terrorismo, che ha aperto le porte a Tangentopoli, che ha aperto le porte a un ventennio di corruzioni. Quindi, prima di autoassolverci, dobbiamo avere il coraggio di rileggere bene la storia,
partendo anche da fatti come il Vajont. E ancora a distanza di tempo, alle volte ci si chiede se sia veramente successo. Tanto la cosa è grande, tanto la cosa... Ossia, la gente è rimasta colpita e gli è rimasta questa impressione di essere stati colpiti da qualcosa che era ed è inimmaginabile. E con quell'impressione tanta gente ha vissuto e ancora oggi ci si chiede il perché e il per come.